Amen. Potere e gloria al Signore. Vogliamo leggere insieme nel libro dell'Esodo, capitolo 33. Leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 33, che il Signore voglia benedire questa parola al nostro cuore, trovare attraverso questa parola quello che veramente ci necessita. Leggiamo capitolo 33 del libro dell'Esodo dal verso 12. A Dio sia la gloria. Mosè disse al Signore, vedi, tu mi dici fa salire questo popolo perché non mi fai conoscere chi manderai con me, eppure hai detto io ti conosco personalmente. E anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi e tu non vieni con noi, questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè, farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli disse, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse, ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso mentre passerà la mia gloria. Io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Fin qui la parola del Signore. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. Vedete, questo è un testo molto significativo e anche delle caratteristiche particolari, perché mette in evidenza un grande insegnamento. Molti sono coloro che vogliono vedere la presenza di Dio. Molti sono quelli che dicono, certo, io voglio venire con te. Voglio venire a pregare dove tu vai a pregare, ma voglio vedere Dio. Voi dite che vedete Dio, vedete, conoscete Dio, Dio si fa sentire, lo voglio vedere e lo voglio conoscere pure io. E naturalmente il loro sentimento è un sentimento naturale, credono che praticamente vedere Dio significa vedere la persona materiale con i propri occhi materiali. Sappiamo benissimo che la Bibbia dice Dio è spirito. E quelli che l'adorano, bisogna che l'adorano in spirito e verità. La Bibbia stessa dice che nessuno mai ha visto Dio, ma l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Noi con gli occhi non possiamo vedere il Signore, nessuno può vedere materialmente il Signore, ma in Cristo Gesù noi sentiamo Gesù, sentiamo il Signore vicino a noi. In Cristo Gesù noi abbiamo Dio nel nostro cuore. In Cristo Gesù, strano ma vero, il Signore abita in mezzo al suo popolo, come dice appunto nel Salmo 133,
Ecco, Dio ha stabilito la sua salvezza nell'adunanza dei santi. E quindi noi crediamo fermamente che il Signore Dio è in mezzo a noi. Non abbiamo bisogno di vedere con gli occhi materiali. Il nostro cuore sente che il Signore è vicino a noi, la nostra anima trova riposo nei momenti difficili perché Gesù è vicino a noi. E quindi non abbiamo bisogno assolutamente di vedere per credere. Noi crediamo ed è per questo che vediamo la gloria di Dio in mezzo a noi. Il testo che abbiamo letto, fratelli, è semplicemente un avvenimento molto semplice, ma anche tanto profondo. Certamente qui non troviamo Mosè giovane, audace e anche un po' precipitoso nel poter intraprendere tutto quello che lui pensava e credeva che magari tutto quello che lui pensava poteva benissimo farlo e uscirne poi magari, basandosi sulle sue forze, uscirne magari vincitore. Invece troviamo un Mosè che ha fatto la sua esperienza, se vi ricordate, già in Egitto, quando nella sua giovinità capì che in realtà Dio desiderava liberare il suo popolo, capiva che il popolo di Israele ormai era sotto il dominio degli egiziani e cercò con le sue forze di liberarlo, ma in realtà tutti conosciamo che cosa avvenne, no? Si scontrò con un egiziano, lo uccise e questo portò uno scompiglio, si scoraggiò e se ne fuggì nel deserto, dove lì conobbe poi la moglie e per 40 anni fu nel deserto. Poi il Signore lo richiama all'attenzione, lo richiama perché desidera che Mosè lo servi, desidera che Mosè liberi il suo popolo dalla mano dell'oppressore. E qui noi vogliamo soffermarci per qualche minuto. Fratelli, sorelle amate nel Signore, anche noi come Mosè non conoscevamo il Signore, pensavamo che il Signore magari si poteva servire con le proprie forze, ci sono molti che credono che in realtà devono loro portare Dio, mentre invece la Bibbia ci dice tutto il contrario, il Signore che porta noi, è Dio che porta la nostra vita, ci tiene nelle sue braccia e ci porta avanti. E quando il Signore chiama Mosè e gli dice quello che deve fare, basta leggere magari già nel capitolo 3 di questo libro, a un certo punto Mosè si accorge che l'onnipotenza di Dio è così tanto inestimabile che non ci sono altri dei paragonabili a questo grande e potente Dio, secondo Mosè invisibile, ma reale nella sua essenza. Fratelli, allora che cosa comprende Mosè? Quando gli viene indicato, gloria al Signore, il servizio che deve porre dinanzi a Dio, a un certo punto Mosè c'ha ragione e dice: Signore, io non mi muoverò, non andrò, non porterò fuori questo popolo, non farò nulla se prima tu non mi assicuri che sarai con me. E qui noi ci vogliamo fermare. Fratelli, assicuriamoci che il Signore è con noi. Tutte le nostre imprese saranno imprese fallite a priori se Dio non vive vicino a noi, accanto a noi, dentro di noi. Qualsiasi cosa noi possiamo intraprendere, non vedremo mai, gloria al Signore, la prosperità se non ci assicuriamo che Dio è vicino a noi. È Dio che deve condurre la nostra vita. È il Signore che deve, in un modo particolare, essere la nostra avanguardia e la nostra retroguardia. Non ci azzardiamo a decidere, a pensare, a muoverci, ad agire, se prima non ci consultiamo con il Signore. Mosè aveva capito questo. Si era azzardato ad appoggiare la sua confidenza sulle sue forze e ne venne fuori un fallimento. Non t'appoggiare, dice la parola del Signore, sul tuo discernimento. Noi vogliamo appoggiarci nel Signore. Perché, fratelli, noi abbiamo bisogno in un modo particolare che la presenza di Dio regni in mezzo a noi? In qualsiasi cosa, in qualsiasi circostanza, qualsiasi opera che dobbiamo intraprendere, qualsiasi attività o qualsiasi decisione, assicuriamoci che Dio è con noi. Perché quando Dio è con noi, prima di tutto, fratelli, la sua presenza, gloria al Signore, è una presenza che ci distingue assolutamente dagli altri popoli, dalle altre persone, ci fa essere diversi. E quindi questa diversità, che non è naturalmente, non scaturisce e né tantomeno sfocia nella superbia, ma questa nostra diversità con la presenza di Dio ci farà apprezzare nelle cose che si presentano dinanzi a noi. Notate il verso 16, Mosè dice giustamente al Signore: poiché come si farà ora a conoscere
che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto, il fatto che tu vieni con noi, gloria al Signore, ci distinguerà, dice il testo, distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Vedete, la presenza di Dio ci fa essere diversi, diversi dagli altri. La gente è sfiduciata, la gente non ha più fiducia, le persone, fratelli, sono deluse da loro stessi e dalla mancanza assolutamente di serietà che si trova purtroppo nell'uomo che non ha Dio. Ma noi siamo un popolo privilegiato. Se Dio è con noi, le persone vedranno in noi la presenza di Dio e avranno anche fiducia di noi quando ci muoviamo, quando agiamo, quando parliamo, quando intraprendiamo qualche cosa che ci riguarda in un modo personale. Se Dio è con noi, vedranno la differenza. Potranno magari anche non dirlo, ma nel loro cuore noteranno che siamo persone diverse dagli altri, perché c'è in noi la presenza del Signore. Mi piace l'espressione di tante persone quando magari notano la buona testimonianza di tanti fratelli, a volte ci si incontra per strada e si dice: oh, ma tu veramente conosci il Signore? Conosco un cristiano, un evangelico come te, conosco una persona che viene in chiesa, oh, come vai tu? Ma quanto è brava quella persona, veramente una persona diversa. Magari nel campo del lavoro si distingue nei confronti degli altri. Fratelli, quando Dio è con noi, la gente ha fiducia di noi, perché il Signore che sta dentro di noi ci dà questa grande grazia di entrare anche nel compiacimento delle persone. Vi ricordate Giuseppe? Giuseppe, la Bibbia dice, l'Eterno era con lui, e quando egli serviva nella casa di Potifar, la Bibbia stessa dice che Potifar si fidava di Giuseppe, perché era diverso dagli altri, e gli affidò tutta l'amministrazione, non riguardava nulla se non proprio la sua vita e la sua persona. Anche nelle carceri Giuseppe ebbe fiducia dal carceriere, e la stessa cosa si ripeté anche in Daniele e in tanti servi del Signore. Fratelli, assicuriamoci che Dio è con noi, e sicuramente noi entriamo nel compiacimento delle persone, e questo significa avere prosperità, significa essere accettati, significa avere anche tanta benedizione da parte del Signore. Quando Dio è con noi, si noterà la differenza tra noi e chi non ha il Signore. Che Dio benedica questo meraviglioso evento. Ma non solo, è importante, è indispensabile che noi ci assicuriamo che il Signore è con noi. Mosè aveva ragione: Signore, non mi muoverò, non andrò da nessuna parte se non vieni con noi. Perché? Perché non solo ci distingue la presenza del Signore, ma è una presenza che ci darà, fratelli, grazia e benedizione. Cioè, in realtà, la presenza di Dio ci fa trovare grazia e ci darà anche benedizione. Notate sempre il verso 16, sempre la seconda parte: questo fatto ci distinguerà, questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il fatto che tu vieni ci è differenza, e quindi si parla, fratelli, non solo, gloria a Dio, di distinzione, ma anche di grazia, di benedizione. Molto importante questo evento. Vedete, noi abbiamo bisogno in un modo particolare di portare la benedizione di Dio, perché ovunque possiamo andare possiamo trovare le porte aperte. Fratelli, dov'era Dio quando Eliseo si presenta alla Sonamita? La Bibbia dice che quell'uomo che andava a casa di questa Sonamita parlava del Signore perché era un profeta, ma non c'è una seconda persona vicino a lui materialmente parlando. Questa donna non vede Dio in carne vicino a Eliseo, ma si accorge che quest'uomo porta la presenza di Dio in lui, tanto è vero che dice vicino al marito: io so che quest'uomo è un uomo di Dio, costruiamogli una stanza di sopra, facciamo in modo che quest'uomo in un modo particolare possa trovare il beneficio quando viene a casa nostra. Quando portiamo la benedizione del Signore, fratelli, siamo di benedizione a noi stessi e anche agli altri, le porte si aprono, troviamo la grazia di Dio. Oh, è molto importante che noi, fratelli, intraprendiamo il nostro cammino con la presenza di Dio nel nostro cuore. Troviamo un altro esempio nella parola di Dio, se vi ricordate. Oh, lo stesso Eliseo, la Bibbia dice che aveva un'anomia molto importante. Quando Naaman si trovò lebroso, quella fanciulla disse: "Beh, Israele
un profeta che può guarirlo dalla lebbra, la presenza di Dio che ci fa trovare benedizione. E la stessa cosa, fratelli, se vi ricordate quando l'esercito dei Siri voleva sconfiggere, fare guerra a Israele, e poi il Signore scopriva in un modo particolare i piani di questo esercito. A un certo punto il re si arrabbiò, il re dei Siri, si arrabbiò e disse: ma chi è colui che dice le cose che io dico ai miei conservi, ai miei subalterni? A un certo punto qualcuno disse: Signor mio, c'è in Israele un profeta che quando tu stai solo, lui conosce tutto quello che dici nella tua solitudine. Fratelli, quanto è importante che noi ci assicuriamo che il Signore è con noi. Avremo benedizione, avremo grazia, avremo veramente, oh gloria al Signore, la sua bontà nei nostri confronti. Dario vedeva che l'Eterno era con Daniele e amava grandemente Daniele. Gli affidò l'amministrazione del regno di Babilonia, perché quest'uomo si distingueva più degli altri, perché c'era in lui uno spirito straordinario. Fratelli, non ci muoviamo, non agiamo, se prima non ci assicuriamo che Dio è vicino a noi, è dentro di noi. La sua presenza ci distinguerà, la sua presenza, fratelli, ci darà grazia e benedizione, ma quanto è importante, perché la sua presenza, gloria al Signore, è una presenza di cui non possiamo fare a meno. Cioè siamo, perdonatemi, per quanto abbiamo dei talenti, dell'intelligenza, delle capacità, che comunque è tutto da attribuire a Dio, perché ogni cosa buona viene dal Signore, ma siamo incapaci nel svolgere le nostre mansioni se Dio non viene con noi. Notate il verso 15. A un certo punto Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui, sarà un fallimento. Falliremo appena che scavalcheremo il confine di questa nazione. La tua presenza per noi è indispensabile. È indispensabile la presenza di Dio, fratelli. Vi ricordate che anche quando la Sonamita andò verso Eliseo per rammentare che il figlio era morto e stava lì nella stanza di sopra, a un certo punto quest'uomo così precipitoso e così magari audace nel modo naturale e non spirituale volle lui stesso, per sua iniziativa, intraprendere e affrontare questa donna e cercare di risolvere il suo problema. Si partì, la Bibbia dice, ma in realtà la Bibbia racconta che Geazi fu incapace, insufficiente nel poter risolvere il problema di quella donna. Quando quella donna si avvicinò a Eliseo, questi capì che quella donna aveva bisogno della mano del Signore, e la presenza di Dio con Eliseo portò a quella donna una grande benedizione. E i discepoli, se vi ricordate, anche questi discepoli che seguivano il Signore, Dio gli aveva dato autorità. A un certo punto un povero genitore che va vicino ai suoi discepoli e dice: guarda, c'è mio figlio che si trova in grande difficoltà, un demone, dei demoni hanno posseduto, posseggono il suo corpo. E questi discepoli che cercavano di pregare, cercavano di scacciare questo demone, ma non successe nulla. È vero, quest'uomo andò dal Gesù e disse: Signore, l'ho portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto fare niente. La presenza di Dio con noi ci dà il successo delle nostre imprese, fratelli, quando Dio è con noi. E il Signore disse: a motivo della vostra mancanza di fede e a motivo della vostra incredulità, come per dire, vi siete avventati senza consultare e né tantomeno avete cercato di assicurarvi che io sono con voi. E poi quando il Signore guarì, liberò quel giovane, sappiamo tutti la storia, che qualcuno disse: Signore, ma com'è possibile questo? Ebbene, è possibile questo tipo di demoni, è possibile che vanno via solo con la preghiera e con il digiuno, come per dire: assicuratevi che la mia presenza sia con voi e voi vincerete, perché io ho vinto. Gloria al Signore! È una presenza che ci distingue, è una presenza, fratelli, che ci dona grazia e benedizione, ma che non ne possiamo fare a meno, ma è anche una presenza, gloria al Signore, che dà riposo e tranquillità al nostro cuore. Quando Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Mette pace nel nostro cuore. Notate il verso 14, il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Gloria al Signore. Vedete? Lì sicuramente Mosè non si è mai avvilito davanti agli eserciti che cercavano di abbattere Israele nel deserto.
La Bibbia dice che l'Eterno gli dava sicurezza, gli dava tranquillità, gli dava serenità. Fratelli, quando Dio è con noi, anche le cattive notizie non fanno breccia nel nostro cuore, perché sappiamo che Dio è potente nella nostra vita. E di conseguenza noi abbiamo la vittoria sopra ogni tipo o di difficoltà, perché non combattiamo noi, ma è Dio che combatte per noi nella nostra vita. E quindi anche le cattive notizie, se ci sarebbero, gloria al Signore, noi abbiamo la vittoria di esercizzarle e trovare forza, riposo. Cioè non ci inquietano, non ci creano disguido, anzi ci danno sicurezza, ci danno riposo. Anche nei momenti difficili noi troviamo calma, anche nei momenti difficili noi troviamo, fratelli e sorelle, serenità, perché chi è il Signore ha la pace nel cuore. Gloria a Dio. Mi è piaciuto molto la testimonianza di un giovane ragazzo che sta venendo alle nostre riunioni già da diversi anni, ha dato il cuore al Signore e dovrebbe uscire a scadenza di termine. E lui è praticamente, quando gli è arrivata la notifica che poi non esce più a scadenza di termine, lui rispetto agli altri, perché sono circa più di 100 persone imputate dello stesso reato, lui rispetto agli altri ha detto: io ringrazio il Signore. Ringrazio il Signore che non esco, perché non mi sento pronto di uscire. Fratelli e sorelle, quando abbiamo la presenza di Dio nel nostro cuore, noi abbiamo la forza di affrontare anche il male. Troviamo riposo nelle nostre anime, c'è serenità. E nessuna cattiva notizia ci getterà nel dolore. Anzi, quando arrivano le cattive notizie, noi troviamo consolazione in Dio, perché Dio è la nostra consolazione. C'è un'ultima cosa e poi preghiamo, fratelli. È importante che noi ci assicuriamo che Dio stia con noi. Perché? Perché ci distingue la presenza di Dio, ci dona benedizione, non ne possiamo fare a meno, addirittura ci dona il riposo e tranquillità. E in ultimo, fratelli, quando la presenza di Dio è con noi, ci porta di gloria in gloria, cioè ci fa crescere nelle vie del Signore. Tornando al verso 16, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? E se tu non vieni con noi, questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e io ti conosco personalmente. E Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. E poi conosciamo tutti la storia. Il Signore dice: non puoi vedermi, tuttavia ti farò vedere parte della mia gloria. Quando Dio è con noi, noi vedremo la gloria di Dio, fratelli. Sì, vedremo la gloria di Dio, perché il Signore ci dà forza. Quando Marta si avvicina a Gesù, aveva ragione quando disse: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Però adesso è venuto Gesù, e anche se sono passati quattro giorni, Gesù disse: non ti ho detto io che se tu credi vedrai la mia gloria, vedrai la gloria di Dio? Quando Dio è con noi, noi vedremo la gloria del Signore. Anche se le cose si mettono male, anche se magari passa del tempo, anche se magari ci potrebbe cadere anche nella rassegnazione, magari uno si convince di una cosa, quando viene il Signore, Dio muta le circostanze, cambia la tristezza e l'edizia, risuscita i morti, guarisce i zoppi, dà la vista ai ciechi. Egli è colui che quando viene, laddove c'è il buio mette luce, laddove c'è morte c'è vita. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Assicuriamoci, fratelli, che il Signore sia con noi, perché quando Dio è con noi, noi siamo più che vincitori. A Dio sia la gloria. Cerchiamo la faccia del Signore, fratelli.